Benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. Sta facendo discutere, creando polemiche politiche, la crisi della Popolare di Bari, che incorpora anche Tercas e Caripe. Ieri infatti è scattato il commissariamento dell'Istituto di Credito Pugliese da parte di Banca Italia, che però non blocca l'operatività della banca e non mette a rischio i correntisti. Allo studio del governo c'è una ipotesi di salvataggio attraverso una semi-nazionalizzazione. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Al momento non pensavo di far nulla, non c'è necessità di un, al momento non c'è necessità di un intervento. Per la prima volta, forse consapevolmente, ho dovuto essere omissivo nei confronti dei cittadini, di voi che mi avete fatto le domande e dei cittadini che ci ascoltavano. L'ho fatto per una ragione ben precisa, per non creare allarme, i mercati erano aperti, e per ragione del segreto d'ufficio. Prima del commissariamento della Popolare di Bari, deciso ieri sera a borse chiuse, era stato l'amministratore delegato Vincenzo De Bustis qualche giorno fa, con un'intervista shock al Corriere della Sera, a certificare la crisi irreversibile dei conti della banca, già fuori dai parametri nell'ultima semestrale. Nell'intervista De Bustis, tornato in Pop Bari ad inizio di quest'anno dopo essere stato nel board dal 2011 al 2015, aveva snocciolato dati drammatici sui crediti deteriorati, sparando al zero su, a suo dire, la mala gestio della famiglia Jacobini e indicando in un robusto aumento di capitale tra gli 800 milioni e il miliardo l'unica ancora di salvezza dell'Istituto di Credito Pugliese. La vicenda ha ripercussioni forti anche in Abruzzo, sia dal punto di vista dell'occupazione che da quello dell'operatività bancaria. Pop Bari infatti era stata scelta da Banca d'Italia come player per l'acquisizione di Tercas e Caripe nel tentativo di dare vita ad un polo del credito del Medio Adriatico a servizio delle piccole e medie aziende del Sud Italia. Ma la realtà che sta venendo fuori in queste ore e che ha portato al commissariamento della banca è di tutt'altro tenore, ed anche su questo sta indagando la magistratura, oltre alla Consob, l'organismo di controllo della borsa. Se i correntisti non rischiano nulla al momento perché l'operatività della banca non è intaccata dal commissariamento, l'anello debole della catena potrebbero essere azionisti e obbligazionisti, per i quali però potrebbe esserci un provvedimento di mitigazione delle perdite stile banche venete. Mentre si ispira a quanto accaduto alla Carige il salvataggio che in queste ore il governo sta mettendo in campo, non senza tensioni all'interno della maggioranza per la contrarietà dei renziani di Italia Viva e per le perplessità sollevate dal Movimento 5 Stelle. Allo studio c'è una seminazionalizzazione con una ricapitalizzazione a condizioni di mercato per evitare l'intervento dell'Europa, che potrebbe considerare l'operazione aiuto di Stato. A negoziare l'aumento di capitale della Banca Pugliese quindi saranno i commissari Enrico Aiello e Antonio Blandini, quest'ultimo con esperienze anche in Tercas. A loro, si legge nel comunicato della Popolare di Bari, è stato affidato il presidio della situazione aziendale e le negoziazioni sul salvataggio della banca. Oltre alle reazioni politiche a livello nazionale, immediate ci sono state anche le reazioni della politica regionale abruzzese, con il capogruppo in Consiglio regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, che invita il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ad impegnarsi ad acquisire immediatamente i dati di ricaduta sulla comunità teramane ed abruzzese della imminente ristrutturazione aziendale della Popolare di Bari. L'Istituto Pugliese globalmente occupa 3.300 persone circa in 368 sportelli in 13 regioni italiane e conta circa 70.000 soci. E a proposito della situazione della Popolare di Bari, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa per i 100 giorni di lavoro al Ministero della Sanità guidato da Roberto Speranza, ha chiarito qual è l'intenzione del governo per il salvataggio della banca. Ascoltiamolo. Noi non lasceremo mai, sarebbe irresponsabile e non rimarremo mai indifferenti rispetto a una situazione critica di un presidio creditizio bancario. Ci sono tanti correntisti e sapete che la normativa attuale garantisce solo sino a 100.000 euro, ma insomma molti potrebbero ritrovarsi non assolutamente soddisfatti e coperti. Ci sono tantissime altre ragioni, teniamo anche conto che questa banca è un presidio creditizio del Sud, è un polmone finanziario per il Sud. Ne approfittiamo per rilanciare questa banca, perché rientra nel sistema di potenziamento del sistema creditizio per il Sud. E quarto obiettivo,
altrettanto chiaro, non tuteleremo nessun banchiere. Cerchiamo con avvedutezza di fare da necessità virtù. Abbiamo uno strumento, doteremo, assicureremo a Mediocredito Centrale le necessarie dotazioni finanziarie, risorse patrimoniali, per poi col fondo interbancario intervenire per rilanciare la Banca Popolare di Bari. E quindi a quel punto lì avremo ragionevolmente, salvo che poi soluzioni di mercato non si facciano avanti nel corso dell'attuazione dell'operazione, avremo anche una sorta di banca del sud, degli investimenti a partecipazione pubblica, che ci consentirà di realizzare quel rafforzamento del sistema creditizio che è negli obiettivi anche di questo governo. Quindi lo possiamo dire, tutti i risparmiatori di Bari e dintorni, ovviamente, perché delle aree limitrofe che hanno investito nella Banca Popolare di Bari, hanno i loro risparmi, devono stare assolutamente tranquilli. E adesso la cronaca. Un 24enne, Lorenzo Giralico, nato a Roma e residente a Pianella, ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale accaduto in contrada Valle Pelillo, nel territorio comunale di Moscufo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sulla SS602 era alla guida di un furgone che improvvisamente è sbandato, finendo prima contro il guardrail e poi contro un albero e morendo praticamente sul colpo. All'arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri. E ancora cronaca, perché i carabinieri della compagnia di Penne hanno arrestato due uomini per rapina e sequestro di persona commessa ai danni di un'anziana donna di Farindola e della sua badante. Fatta irruzione nell'appartamento, i malviventi hanno sorpreso le donne nel sonno e con del nastro adesivo le hanno imbavagliate e legate. La novantenne ha cercato di reagire all'aggressione e ha subito la violenza degli aggressori, riportando lievi lesioni medicate sul posto dagli operatori del 118. I malviventi, dopo aver rovistato nelle varie stanze dell'appartamento, si sono dati alla fuga con un telefono cellulare e il denaro contante che l'anziana aveva in casa. I soccorsi sono stati chiamati da una vicina di casa dell'anziana e una pattuglia ha individuato un'auto sospetta con a bordo due individui trovati in possesso di abbigliamento di ricambio e nastro adesivo, guanti e parte della refurtiva, oltre che di una bicicletta. A causa della visione dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio è stato possibile verificare le fasi immediatamente antecedenti all'ingresso in abitazione e le indagini ora proseguono anche per l'identificazione di eventuali complici. Andiamo ora avanti con la sanità. Il 5 Stelle Domenico Pettinari attacca duramente il programma sulla sanità presentato dall'assessore Verì. Così, commenta Pettinari, la regione andrà in default. Vediamo. Un disastro annunciato, e questo è il giudizio del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari sul programma operativo per la sanità presentato dall'assessore Nicoletta Verì. Il quadro è devastante perché loro prevedono un buco, quindi un disavanzo di 70 milioni di euro al 2021 e come pensano di risolvere? Con un taglio lineare di 78 milioni di euro che graveranno sulle tasche dei cittadini e sui cittadini abruzzesi. Tagli, burocratizzazione. Privatizzazione e privatizzazioni sono i punti del programma sanitario contestati dal Movimento 5 Stelle. Seguendo il piano del governo regionale sarà istituita un'azienda del territorio, un nuovo ufficio che secondo i detrattori rappresenterà uno spreco di denaro pubblico e allungherà ulteriormente nella catena di comando i processi di comunicazione e gestione delle ASL. È prevista inoltre l'esternalizzazione di servizi basilari come quelli relativi alla spesa farmaceutica. Nel programma sanitario si intende delegare a una centrale esterna l'espletamento delle gare d'acquisto dei farmaci, sancendo il fallimento della centrale unica d'acquisto regionale. Tutto ciò, invece di assumere nuovi medici, nuovi farmacisti, nuovi operatori sociosanitari, si introducono nuove figure e si prevedono tagli imponenti di 78 milioni di euro. Rimangono i reparti sovraffollati, gli ospedali minori che perdono pezzi, medici, infermieri, operatori sociosanitari che servirebbero e non sono previste le assunzioni. Questo è il default della sanità abruzzese nei prossimi 2 anni.
E a proposito di sanità, l'assessore regionale Nicoletta Verì svela l'impostazione della sanità marsicana nel prossimo futuro con una rete territoriale per una sanità di prossimità. Ascoltiamo Gioia Chiostri. La sanità deve essere sempre più di prossimità, come lei più volte ha sempre ribadito, e questo vale innanzitutto per la Marsica, ma anche per gli ex ospedali Pescina e Tagliacozzo. È ben scritto e ben definito su quella che è la rete territoriale che porta la sanità proprio di prossimità, non l'ospedale vicino, ma la sanità vicino al cittadino. Quindi proprio in modo particolare nella Marsica, attraverso questa rete, porteremo quella giusta assistenza. Una rete territoriale che si integra con quella ospedaliera, ma dove ci sia proprio una validità di cura. Servono investimenti e una programmazione seria e puntuale. Le parole d'ordine della sua ricetta programmatica furono e sono rete e integrazione, che dovranno, secondo il dogma dell'assessore, correre di pari passo con una sanità di prossimità e con la decurtazione delle liste d'attesa. Per concludere, una battuta velocissima sul nuovo ospedale dei Marsi, è un'opera attesissima da tutta la popolazione, ma soprattutto anche dai professionisti che hanno bisogno di una struttura adeguata. Allora, noi abbiamo inviato a Roma quello che è un preventivo accordo di programma, quindi aspettiamo questa sottoscrizione di questo programma, quindi da parte nostra è stato inviato. Nell'elenco al primo posto esiste l'ospedale di Avezzano, quindi siamo fiduciosi che a più presto potremo portare avanti questi lavori. E ora a Pescara, dopo il no dell'Università d'Annunzio nell'area dell'ex Cofa, il sindaco Carlo Masci dà la colpa al centrosinistra e garantisce che in quella zona andranno solo enti pubblici. Vediamo. L'Università d'Annunzio cambia idea e dice no al trasferimento nell'area dell'ex Cofa a Pescara. Si è spento l'entusiasmo, ha detto il rettore Sergio Caputi. Siamo entrati sul terreno dello scontro politico. E a chi accusava l'Ateneo di voler speculare e cementificare, il Magnifico risponde che non c'era ancora alcun programma e che era tutto in discussione. Il sindaco di Pescara Carlo Masci però non si arrende e, dando la colpa all'opposizione, spera ancora nell'università in riva al mare. Quell'area è abbandonata da oltre 20 anni. 10 anni fa c'era stato un accordo tra la Regione e la Camera di Commercio per realizzare strutture turistiche a servizio del porto turistico e quel centrosinistra dell'epoca fece saltare con un ostruzionismo in consiglio comunale inaccettabile quella ipotesi. Dopo 10 anni si ripresenta un ente pubblico che fa una proposta e la proposta oggi viene accantonata perché quel centrosinistra che con Alessandrini aveva raccolto questa proposta, oggi si è messo di traverso. Tutte queste tensioni, queste polemiche ovviamente hanno fatto allontanare il rettore. Se il no dell'università, che intanto già punta ad ampliare la sede di Viale Pindaro, dovesse essere definitivo, il primo cittadino promette che comunque quell'area di proprietà della regione sarà assegnata a un ente pubblico e non a un privato. Io sono convinto che su quell'area ci debbano essere soltanto interventi pubblici. Io non vorrei che gli atteggiamenti che fanno scappare interventi privati pubblici su quell'area possano invece puntare a qualche intervento privato, come purtroppo è già avvenuto in quell'area negli anni passati. Una bomba inesplosa è stata rinvenuta a Ortucchio e dovrà essere brillata. Domani ci sarà l'evacuazione di circa 220 persone. Verrà fatta brillare domenica la bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta nel territorio del comune di Ortucchio. L'intervento è stato predisposto dal Sesto Genio Pionieri di Roma. 15 giorni fa siamo stati avvisati dalla prefettura che c'era una bomba nei pressi del comune di Ortucchio, nella cava Santilli. Sappiamo tutti oggi che questa bomba è stata rinvenuta vicino il Tribunale di Avezzano, trasportata presso la cava Santilli. C'è un'esasperazione da parte dei cittadini perché tutte le strade sono state chiuse, delle attività sono comunque rimaste chiuse, altre cave. Quante persone dovranno sgomberare l'area? Solo ad Ortucchio abbiamo contato 220 persone, in più 3 disabili. Abbiamo messo a disposizione l'aula magna, la palestra, la mensa per
rifoggiare queste famiglie. Gli artificieri disinnescheranno l'ordigno bellico da 500 libbre. Alle 7 l'evacuazione, inizierà lo spolettamento intorno alle 8. Il comandante Garramone del 6° reggimento ci ha garantito che al 90% andrà tutto bene. Ci saranno delle ordinanze ben specifiche. La cosa importante è che abbiamo allertato l'ATC, tutti i cacciatori, e la sezione provinciale, che in quel giorno non si va a caccia. Un comune come Ortucchio era preparato a gestire un piano di evacuazione di questo tipo? Assolutamente no, è una cosa diversa che comunque ti forma. Presentata a Sant'Omero la 15ª edizione del premio letterario dedicato alla memoria di Gianmarino Sgattoni. Quest'anno il tema è Fuori dalla tua terra, storie di emigrazione di ieri e di oggi. Il premio ha le finalità di promuovere la storia, le tradizioni e la cultura della provincia teramana. I concorrenti premiati avranno la possibilità di soggiornare in località del territorio, godendo delle eccellenze artistiche e paesaggistiche, dell'arte culinaria ovviamente, dei nostri borghi. Ascoltiamo il servizio. Questo evento, che è parte integrante del prologo di Garrufo, ormai sono 15 anni, questo nel 2020 si festeggerà diciamo, il 15° anno di questa manifestazione, e come presentazione di questo evento abbiamo voluto scegliere quest'anno una location degna del racconto, degna dell'importanza della manifestazione, che appunto è intitolata al nostro compianto Gianmario Sgattoni, nativo proprio di Garrufo di Sant'Omero, che poi si è trasferito a Teramo per la sua normale vita. La manifestazione di punta per quanto riguarda la parte culturale della Prologo di Garrufo. Ci teniamo a questo. Un paio d'anni fa abbiamo anche varcato i confini italiani con dei racconti che sono arrivati sia dall'Argentina che dal Cile, dove una ragazza di origini abruzzesi è stata premiata appunto con il contributo anche della Regione Abruzzo per gli abruzzesi all'estero. Ed eccoci alla pagina dello sport, che apriamo con la Serie C. Domani sfida il Bonolis per il Teramo, che chiude il girone d'andata contro il Catania, reduce dalla sconfitta nel recupero contro la Paganese. Tutto confermato nei biancorossi, Magnaghi è convocato, ma non è il meglio. Santoro sostituirà Ilari, squalificato con Mungo, e Bombaggi alle spalle di Martignago. Jacopo Forcella. Ultima partita del girone d'andata per il Teramo in casa qui al Bonolis domani pomeriggio contro il Catania, penultimo appuntamento del 2019, gara importante per i biancorossi, nonostante le tante assenze deve tornare a fare 3 punti la formazione di Tedino, che manca la vittoria dallo scorso novembre contro il Bisceglie. Nonostante tutte queste necessità, comunque domani sarà una partita complicata, come ammette il tecnico biancorosso. Noi dobbiamo fare una grande partita domani sul piano dinamico, sul piano dell'aggressività. È una partita molto importante, bellissima da giocare secondo me. Dobbiamo conservare quello che abbiamo fatto domenica scorsa, perché la squadra a me è piaciuta tantissimo sotto l'aspetto caratteriale. Conservare questo e cercare di giocare un pochino di più la palla. Un bilancio in chiaroscuro di questi primi mesi di lavoro per Tedino, che probabilmente, come ammette, anche si aspettava di essere un po' più avanti, non solo in classifica, nel lavoro con questa squadra. Quando io dissi così, ritenevo proprio diciamo di capire che tipo di campionato fosse e soprattutto che tipo di squadre importanti c'erano in questo girone. Ce ne sono molte, è un pochino più qualitativo il campionato rispetto a quello che pensavo sinceramente, ci sono molte squadre molto ben attrezzate. Per quanto riguarda il discorso della classifica, sicuramente pensavo di avere 4-5 punti in più, e secondo me erano anche meritati per quello che abbiamo gettato al vento all'inizio della stagione. Soprattutto mi riferisco a una partita fuori casa, una partita in casa, erano 4 punti che dovevamo assolutamente prendere. E per quanto riguarda il lavoro, sinceramente abbiamo cambiato anche modo di giocare, e questo è stato secondo me anche una conseguenza di una dinamica di giocatori che pensavo avessero un approccio diverso, e comunque pensavo io di lavorare in una certa maniera. Probabilmente il mio messaggio è stato molto più lento del previsto.
Conferma in blocco per la formazione di domenica scorsa, a parte Ilari che è squalificato, giocherà Mungo con Santoro a centrocampo insieme ad Arrigoni e Costa Ferreira. Teramo che deve fare la partita, deve fare una partita tosta, Gagliard anche per trascinare il pubblico del Bonolis. Magnaghi ha un allenamento vero sulle gambe, cioè quello di stamattina, è convocato. Però chiaramente anche 2 settimane abbondanti che non vede il campo, quindi sicuramente non sarà in condizione di fare un minutaggio importante. Crestini, Lasic, Ilari e Cianci non ci saranno. Dovremmo essere molto bravi a fare un calcio molto più veloce e cercare di, nelle due fasi di essere molto aggressivi, molto dinamici, star vicino, aiutarsi, e questa è la cosa più importante domani. Cioè, la squadra si sfilaccia domani, diventa difficile, dobbiamo stare corti, vicini, aiutarsi. È importante partire forte e arrivare fortissimo se riusciremo, ma io credo che chi ama questa squadra, questa società, a prescindere, sia giusto che la spinga. Il primo passo sta sempre a noi, l'ho sempre detto, il primo passo sta sempre a noi, quindi noi dobbiamo fare una partita gagliarda e quindi dopo la gente deve venirci dietro perché ci può dare una mano, l'ha sempre data. E io credo che chi in questo momento sa quello che stiamo facendo sicuramente lo farà dopo, ripeto, siccome è uno sport ed è uno spettacolo, uno è libero obiettivamente di dire la sua. Noi confidiamo molto in tantissima gente che ci vuol bene, che ci stima, non tanto come Bruno Tedino o come calciatori, ma quanto come società e come proprietà. La Serie D, il Notaresco, campione d'inverno, vuole continuare la sua marcia e domani, per la penultima giornata di andata, ospiterà la San Giustese. Tra i pali ci sarà Monti al posto di Ginestra, che è andato via ad inizio settimana. L'unico derby sarà quello tra Pineto e Giulianova, due squadre in cerca di riscatto. Andrea Costantini. Impazza il calciomercato quando mancano 180 minuti alla fine del girone d'andata. Il principale verdetto di mezza stagione è stato già emesso con il Notaresco campione d'inverno, ma la squadra di Magnoni, se vuole la C, non può permettersi di rifiatare e già domani mirerà ai 3 punti ospitando al Savigny e la San Giustese. In settimana un addio pesante, quello dell'esperto portiere Paolo Ginestra, offerta irrinunciabile dalla Fermana. È tornato il 99 Michele Monti, che domani sarà tra i pali. La società sta valutando anche un profilo over tra l'ex Chieti Vanofeola e l'ex Teramo Liz Gomis, entrambi reduci da infortuni. Magnoni sarà privo degli squalificati Frulla e Di Stefano. L'unico derby di giornata è quello del Mariani Pavone, dove il Pineto ospita il Giulianova. Due squadre appannate. I giallorossi devono dimenticare in fretta il match perso al Fadini col Notaresco, con tanto di coda polemica per l'arbitraggio. Proteste costate 3 giornate di squalifica al tecnico Federico Del Grosso, che dunque non sarà in panchina. Squadra rivoluzionata in settimana. Dopo le partenze di Moi e Fioretti ci sono state quelle di Dolce, Fazzini e Bardelli. Si riflette nei prossimi giorni sulla posizione di Suriano, Bifulco e Antonelli. Torna al Giulianova Alberto Torelli, giallorosso la scorsa stagione. Nuovi innesti sono 3 under, il terzino scuola Pescara Matteo Gifford, il portiere Matteo Luppi dal Chieri e il centrocampista Giuseppe Di Salvo dal Foggia. Urge una reazione in casa Pineto. Dopo la giornataccia col Monte Giorgio e il pari di Agnone è giunta la cocente eliminazione di Coppa ad opera di un Tolentino chiaramente inferiore. Il presidente Brocco non è soddisfatto, ma continua a non lesinare sforzi per risalire la classifica. Ieri è stato tesserato l'esterno Daniele Simoncelli dal Monterosi e si pensa anche all'ex Francavilla Ezequiel Banegas. In uscita Stefano Sarrizzo, seguito dal Chieti. Potrebbe andare via anche Amadio. Per la gara di domani out Pepe, squalificato, recupera Speranza. Non sarà una partita semplice perché Giulianova vede una sconfitta nel derby con il Notaresco, quindi una squadra che ha delle buone individualità, quindi è un derby e noi dobbiamo ripartire da quelle cose buone fatte, però poi lì davanti, lì poi ci vuole quel qualcosa in più per fare gol. Purtroppo è andata così, però già proiettati alla partita di domenica. Dopo aver ritrovato la vittoria contro la Jesina, il Chieti continua ad essere attivissimo sul mercato e guarda con fiducia la trasferta di domani a Tolentino per quello che è uno scontro diretto. In settimana gli innesti del portiere Piero Tano dal Campobasso e l'attaccante Gaetano Palmisano dal Bitonto. Il colpo a sensazione però è il bomber Andrea Sivilla, vera e propria
macchina da gol del girone, il quale sta uscendo da un lungo infortunio al piede. I nuovi sono già a disposizione dell'allenatore Pino Di Meo. Match determinante quello col Fiuggi per il tecnico dell'Avezzano Andrea Liguori. In caso di stecca, l'ex vice di Marco Simone sarà sollevato dall'incarico. Nel caso non è da escludere un ritorno di Meco Monaco. In settimana i marsigliani hanno dato l'addio agli attaccanti Marco Gaeta e Alessandro De Costanzo. Operazione importante in entrata, quella del trentenne attaccante Luciano Rabbeni dal Biancavilla. Nel Fiuggi mancheranno gli squalificati Buongarzoni e Scalon. Due colpi a sensazione sono stati piazzati dalla Vastese, il ritorno del play Federico Pizzutelli, a Vasto due stagioni fa e che arriva dal Campobasso, e il difensore ex Chieti e Virtus Lanciano Nicolas Di Filippo dall'Andria. Due innesti che elevano decisamente la qualità di una rosa talentuosa, andando a colmare delle lacune nei rispettivi reparti. Contro un Cattolica reduce dalla prima vittoria ma sempre all'ultimo posto, domani all'Aragona c'è l'imperativo della vittoria, squalificato Cardinale. Però ecco, l'importante è che queste settimane ragazzi hanno voltato parte e hanno preso la partita di Materia come una gara a parte che non fa parte del loro modo di fare, di giocare, e questo ci aiuta a preparare meglio la partita di domani, che è una partita che sulla carta può sembrare più abbordabile, però su questo mi aspetto maturità da parte del gruppo, proprio perché noi sulla classifica siamo davanti. Loro sono giù in fondo e quindi sarà un bel test proprio per vedere la nostra maturità. Per quanto riguarda la Serie B invece, il Pescara giocherà questo pomeriggio in trasferta a Frosinone e potrete seguire la partita su TV6 subito dopo di noi con diretta stadio. E nel salutarvi io vi ricordo che tutti quanti i servizi che avete visto oggi li potete ritrovare online sul canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 19. Grazie e buon pomeriggio.